Buongiorno a tutti! Stavo pranzando! Allora, oggi prepareremo il pane al miglio! Senza uova! Questo qui dici? Ecco, questo è il pane al miglio che abbiamo preparato qualche giorno fa, ancora soffice e morbido. Ha un impasto abbastanza fresco, diciamo, non diventa secco dopo anche un po' di giorni, quindi è un pane che dura anche una settimana. Allora, quello che vi servirà per la preparazione del pane al miglio è 300 g di farina di miglio, 7 g di lievito secco in polvere, potrete anche utilizzare quello fresco, ma vi serviranno il triplo della dose come quantità. Poi 25 g, se volete avere il pane più deciso come sapore, di olio extravergine di oliva, altrimenti di olio di girasole. Meglio alto oleico, ma questo ve l'avevo già detto in altri video. 8 g di sale e poi l'ingrediente che ci servirà per la preparazione di questo pane, che ci permette una lievitazione adeguata, un impasto abbastanza compatto e un legante, perché non utilizzando le uova appunto non c'è legante, è il seme dello psiglio. Questo è un semino molto piccolo di una pianta erbacea annuale che ha la caratteristica di avere nella sua fibra esterna, quindi la cuticola dello psiglio, che è questa, che è ridotta in farina, e tutte quelle mucillagini eleganti che ci serviranno a contatto con l'acqua per rendere l'impasto compatto e omogeneo e per sostenere appunto la lievitazione. E di questa cuticola di psiglio necessaria per la realizzazione di questo pane vi serviranno 20 grammi. Altro ingrediente: 470 ml di acqua tiepida. Adesso andiamo al procedimento e io metterò nella farina appunto la mia cuticola, che servirà appunto da tra virgolette glutine, che è quindi un legante per il mio impasto. Misceliamo, aggiungiamo lievito di birra secco e misceliamo, aggiungiamo il sale all'ultimo e iniziamo a inserire l'acqua piano piano e amalgamiamo sempre costantemente. L'acqua appunto ha la caratteristica appunto di fare con la cuticola, mentre prima risulta praticamente l'impasto sfarinato, dopo la cuticola si gonfierà e darà all'impasto un'elasticità tale da poter poi farne un pane soffice. Adesso piano piano inseriamo e mescoliamo. Non aggiungiamo tutta l'acqua intanto e aggiungiamo invece il sale gradualmente e mescoliamo perché si amalgami tutto bene. Così. E finiamo di aggiungere l'acqua. In primo momento l'impasto risulterà tutto cremoso, non compatto, mentre poi con il mescolare poi l'impasto diventerà un po' più elastico, perché la cuticola sta assorbendo piano piano l'acqua e creando le sue mucillagini. Adesso aggiungiamo l'olio, piano piano sempre amalgamando, però non più col cucchiaio ma con le mani. Dopo aver aggiunto l'olio, vedete, l'impasto è proprio, sembra, non dico gommoso, però è molto compatto. Adesso mettiamo un po' di farina nel piano, ma poca, perché tanto man mano che passa il tempo appunto la cuticola assorbe l'acqua e quindi si indurirà bene da sola, si compatterà da solo. Adesso facciamo un po' ma non serve lavorare l'impasto tanto, basta solo un momentino giusto per renderlo un po' più liscio e omogeneo, insomma. Ecco qua. Non verrà mai liscissimo perché io non ci voglio aggiungere troppa farina. Adesso mettiamo l'impasto a lievitare in una ciotola possibilmente stretta. Io avevo questa, però è meglio un po' strettina. La copriamo con un canovaccio e lo lasciamo lievitare fino al suo raddoppio.
Può essere, può volerci un'ora come due, dipende dalla temperatura, del posto in cui lo mettete a riposo. Ecco qui il nostro impasto lievitato. Guardate che belli alveoli che ha fatto dopo circa 2 ore di lievitazione. Adesso io ho messo lo stampo da bloccake con la carta forno e rovesciamo l'impasto senza troppo. Facciamo piano piano. Abbiamo messo l'impasto sul nostro stampo da blue cake, adesso spennelliamo con olio e inforniamo a 175 gradi forno statico per un 45-50 minuti. Dopo 50 minuti di cottura, ecco il nostro pane, sofficissimo, morbido, morbido. Alla bellissima. Bellissimo. Ecco qua, adesso lo tagliamo e vi consiglio una cosa: quando lo tirate fuori dal forno, uscitelo subito dallo stampo e togliete la carta da forno, perché altrimenti l'umidità porta a far muffe e a inumidire il pane e a non dare il massimo risultato. Quindi adesso lo tagliamo. Allora, Proprio male. soffice, guardate che roba. Spero che, allora, questo pane risulta, come avevo detto prima, abbastanza umido, bisognerebbe tagliarlo da freddo. Il profumo a me piace un'infinità. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. E sentite il jingle? Vai! Mettete un like a questo pane. E iscrivetevi al canale. Messaggio subliminale, iscrivetevi al canale se avete piacere o se vi piacciono le ricette che facciamo e buona giornata a tutti!